entra, qualche sberlone e via. Ultima a entrare, prima a uscire perché va in vantaggio, avanti a Epitel che è all'esterno di oratorio. Poi Orna Benami, Felice che e Bisese che galoppa in ultima posizione. Prima piegata, con Tacito da Clodia e Simone Mereo in vantaggio su Epitel e Lady Oratorio, le due grigie all'attacco del battistrada, poi Orna Benami, Ferisache e Bisesa all'esterno attesa. Fare prima e l'ultimo, meno di due lunghezze, cavalli che vanno all'attacco della curva del caffè a 900 metri dalla conclusione, Tacito da Clodia si incarica dell'andatura, le due grigie sempre all'esterno sono Epitel e Lady Oratorio. Poi Orna Benami, Ferisa che, mentre dal fondo prova ad avanzare Bisese. Tacito è sotto la minaccia ora più consistente di Lady Oratorio, mentre sta arretrando Epitè, rimontata da Orna Benami. Cavalli a 400 metri dalla conclusione, con Tacito in vantaggio. Lady Oratorio che l'attacca, in terza posizione il 3 di Orna Benami, gli altri un po' più indietro. Ingresso della dirittura, prova dal fondo anche Bisese, non so se è troppo tardi, passa Lady Oratorio su Tacito da Clodia e Orna Benami, battute conclusive, con Lady Oratorio e Antonio Fresio che rimangono in vantaggio, Lady Oratorio viene a vincere, avanti a Tacito da Clodia e Orna Benami. Questi i primi tre, poi Bisese, Feris che... E ...5, 6, 3, 4, 1, 2... a sesta posta Epitel, quindi bella vittoria di Lady Oratorio. I colori scuderia alla Clementina, il training di Aldo Pastorelli per la monta sempre incisiva di Antonio Fresio, e si finisce nel segno della grigia della Clementina, Lady Oratorio che vince il centrale e al totalizzatore Lady Oratorio dice 2,98. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ormai serata.